Ciao ragazze, allora, finite le vacanze, rieccomi qui con un nuovo video. Dovevo girarlo prima, però ho avuto problemi con il computer perché mi faceva tipo contatto, si spegneva, non so se per il caldo o perché insomma mi faceva contatto, io non ne capisco una mazza. Comunque spero di aver risolto il problema per ora. Sono tornata con un video tag, appena l'ho visto mi è piaciuto tanto, e dato che sono una patita di Instagram e per chi mi segue sia su Facebook che Instagram, sa che io ogni giorno si può dire pubblico delle foto. Mi piace proprio come social network. Ho deciso di fare questo video tag. Sono 10 domande che mi sono scritta su questi fogliettini e ve le scrivo giù anche nell'info box per chi vuole rispondere a questo video tag. Me lo tagga giù nei video risposta e vi lascio sempre giù nell'info box i miei contatti Facebook e Instagram. Allora, iniziamo subito. Il cellulare alla mano. Allora, da quanto tempo sei iscritta ad Instagram? Allora, l'unica cosa che non sono riuscita a capire è come vedere quando, insomma, il giorno preciso, quando, insomma, mi sono iscritta a Instagram. Una cosa è certa, io mi sono iscritta ad Instagram quando ho preso questo telefono qui, che è l'S3 Mini, ed è un risale più o meno tipo maggio. L'ho preso a maggio perché prima col BlackBerry non c'era l'app per scaricarti Instagram, quindi non l'ho mai potuto scaricare. E comunque da quando ho preso questo telefono ho messo su Instagram. Allora, qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Allora, ve la faccio vedere subito. Un attimo che carica. Ne ho diverse, scusatemi un attimo. Ottimo, ed è questa. Questa è stata proprio la mia prima foto che ho messo su Instagram ed è risale, non so vedere come, qua dice 22 settimane fa, 22S, non saprei dirvi sinceramente, l'unica cosa che non sono riuscita a capire. No, non è così. Comunque è questa qui la mia prima foto. Terza domanda. Vai spesso su Instagram con che frequenza? Allora, come vi ho detto prima, vado tutti i giorni su Instagram e pubblico quasi tutti i giorni foto su Instagram. Per chi mi segue lo sa, vi bombardo di foto perché mi piace molto, seguo molte makeup artist americane, varie aziende, mi piace vedere le varie foto, immagini, dei trucco, oppure ci sono anche quelle pagine, cioè, ci sono anche quei contatti che ti suggeriscono il look, cioè mi piace particolarmente Instagram e ci sto sempre. Poi, quarta domanda, qual è la foto peggiore su Instagram? Ve la faccio vedere perché è uno scorno. Allora, non so come mi è venuto di pubblicare questa foto, però il prodotto che ho utilizzato era davvero valido, insomma, ve lo volevo far vedere. Praticamente è la foto che ho pubblicato quando ho fatto la maschera dopo sole idratante della Planters. E praticamente sto io con questa maschera addosso che faccio veramente pena. Ed è questa. Praticamente è una maschera viso dopo sole della Planters e questa è la mia peggiore foto. Credo che sta sul mio profilo Instagram. Ed è proprio, cioè, voglio dire, è qualcosa di osceno, orrendo, orrendo. Vabbè. Poi, quinta domanda, qual è la foto che ha avuto più successo? Ve la faccio vedere subito. Ha avuto tipo 42 mi piace, cioè sono rimasta sconvolta. Al mio massimo sono 13-15 persone che mettono mi piace alle mie foto ed è questa. Praticamente ho pubblicato la foto della pochette di silicone, cioè questa qui, che mi ha regalato la mia amica che, con le borchiette verde Tiffany, con questi miei tre braccialetti, tipo i soliti braccialetti estivi. Quello lì centrale con i brillantini si è distrutto purtroppo ed era molto molto bello. Comunque ha avuto tanto, tanto successo, 48 mi piace addirittura. Quindi è la più vista, la più piaciuta, la foto che ha avuto più successo è questa.
sto un po' appinando. Poi la sesta, quanti follower hai? Allora, ho 199 seguaci e quante persone seguo? Sono 109, perché vi ripeto, seguo tantissimo le ragazze americane, le makeup artist americane che io adoro, cioè tipo stalking, perché io sto lì a vedere tutte le loro foto, a mettere mi piace. Oppure c'è un ragazzo che fa Niles by Kenny, mi pare, fa delle unghie, che allora. Io adoro le unghie un po' pacchiane con tutti i sbrillini, borchiette, tutte insomma varie applicazioni. Comunque per chi adesso ho delle unghie molto molto semplici perché avevo quelle lì col rosso, quindi ho deciso di fare una cosa un po' più naturale, però mi piacciono queste unghie belle appariscenti. E sto ragazzo fa delle unghie fantastiche, sto lì tipo a sbavare quando vedo le unghie che realizza perché sono davvero molto belle. Quindi seguo diverse persone. Poi, chi è l'ultima persona che ha messo mi piace alla tua foto? Vediamo subito. Un secondo solo. È Yuli, spero di pronunciarlo bene, Yuli Shalalala. Tra l'altro, ho visto che ha messo mi piace anche ad altre mie foto. Eccola qui, Yuli Shalalala. Va bene, poi ottava domanda: cita persona famosa o azienda o marca? Allora, su Instagram mi piace seguire Rihanna anche perché pubblica sempre look molto particolari ed è un po' pazza come ragazza. Poi le Kardashian mi piacciono molto e anche Melissa Satta. Mi piace insomma seguire quello che fa, i look che pubblica perché spesse volte pubblica come si veste oppure degli accessori particolari. Insomma, mi piace seguirla. E come brand adoro seguire la Lime Crime e la BSC Cosmetics che ho scoperto sempre grazie a queste make-up artist americane che se riesco vi faccio vedere il brand. Eccolo qua, BSC Beach Slap Cosmetics sarebbe. Io adoro perché fa dei trucchi, fa dei prodotti fantastici, molto particolari. Non so perché non mi carica, insomma, le foto, comunque sono davvero molto originali e quindi sto in fissa con questi marchi anche perché pubblicano anche dei trucchi molto molto belli, quindi mi piace seguirli. Poi, nona domanda, mostra una foto o tre foto che preferisci. Allora, non so se questa è intesa come le foto, insomma, mie o le foto di altre persone. Al limite ne faccio vedere una mia. Ah, eccola qui, questi sono i prodotti praticamente che fa questa azienda, molti pigmenti, ha dei packaging molto particolari, cioè io impazzisco quando vedo le loro foto. Allora, vi faccio vedere subito. Mi sto impappinando io con il telefono, va bene. Cosa stai facendo? Riuscirà la nostra eroina? Allora, la mia preferita, insomma, tra le foto, vi faccio vedere subito se mi carica. Come potete vedere, ogni tanto il mio telefono muore. Vi faccio vedere una mia foto e vi prendo anche le foto di altre persone che mi piacciono. Allora, tra le mie foto preferisco. Allora, no, dove sta? Più sopra, mi sa. No, più sotto. Ce la possiamo fare. Questa. Questa è una delle mie foto, insomma, che preferisco. E poi vi faccio vedere. Vedere una makeup artist, scusate ragazzi, sto sudando come un maiale, vi giuro. Infatti non riesco a tenere i capelli slegati perché sudo, quindi mi tenete con questo tuffo storto un po' sceno, scusatemi. Vi faccio vedere questa, una ragazza praticamente che fa la makeup artist da MAC a Los Angeles, mi pare, è qualcosa di fantastico, io l'adoro. L'adoro e l'adoro. Se la riesco a trovare, se no devo vedere tra insomma, le persone che seguo.
È bionda lei, bellissima, molto appariscente, si trucca in maniera particolare come piace a me, è fantastica, davvero fantastica. Se la riesco a trovare, se no devo andare tra gli amici, che lei solitamente pubblica ogni giorno il trucco che si fa quando va al lavoro da Mac. Non mi ricordo nemmeno. Niles by Kenny è questo qui delle unghie particolari, come potete vedere. Fantastico questo tizio. E vabbè, poi c'è Rob Kardashian, che io lo adoro perché è molto molto bello. Poi, se riesco, ci riuscirà la nostra eroina. Allora, vabbè, ho capito, devo andare tra i miei amici, faccio prima, che la trovo sicuramente. Allora, un'altra ragazza che mi piace è questa qui, si chiama Amresi, sempre, se non sbaglio, una make-up artist di Brooklyn, E mi piace molto, è bellissima, davvero bellissima. Assomiglia alla Kardashian. E io ogni sua foto praticamente metto mi piace perché è davvero fantastica. È molto, molto bella. Fantastica. Ha uno stile veramente molto particolare. Faccio vedere, pure utilizza sempre questi vestitini molto particolari. Bella, bella, bella. Cioè, io l'adoro. E poi, se riesco, vi faccio vedere la terza foto di questa ragazza che io stradoro, sempre americana. Se riesco a trovarla, perché merita davvero. Infatti, anche il trucco che ho fatto sabato, tipo lo smokey eye, ho preso spunto da lei. Eccola qua, Lisa. Lisa Marr. Ed è fantastica. Cioè, bellissima. E questa qui praticamente lavora, questa ragazza, Lisa Mar 13, lavora da Mac, vi dico subito, da Mac, ha tolto, insomma, mi pare a Las Vegas, comunque, no, Los Angeles, e comunque è fantastica, cioè, bellissima, proprio stupenda. E il trucco che ho preso spunto, quello là di sabato, che vi ho messo anche la foto su Instagram, è questo qui. Se me lo metti a fuoco, ti prego. Eccolo qua. Bellissimo. Sotto praticamente tiene tutto l'ombretto giallo, davvero molto molto bello. Poi, la decima domanda e ultima. Ultima foto che compare sul tuo profilo. Vi faccio vedere subito. L'ultima foto che compare è questo simpatico ventilatorino che mi ha regalato la mia amica a forma di fragolina con le faccine. Adorabile, davvero adorabile. Ed è stata l'ultima foto che compare sul mio profilo, molto molto carina. E niente ragazze, questo è il video tag di Instagram. Vi lascio giù nell'info box le domande. Spero che partecipate in tante e mi taggate, insomma, il video risposta sotto a questo video. E niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!